Buongiorno a tutti, in questo video vi mostreremo i nuovi arrivi della famiglia Lumia in termini di flagship device, il Lumia 950 e il Lumia 950 XL. Partiamo dal Lumia 950, un prodotto di altissima qualità con caratteristiche tecniche eccezionali che lo rendono uno dei migliori smartphone e uno dei migliori Lumia che abbiamo mai prodotto. Abbiamo un display da 5,2 pollici, un display con una tecnologia Quad HD, quindi abbiamo un numero di pixel e una densità di pixel per pollice molto molto importante, che rende il display di questo dispositivo davvero sensazionale. Dicevamo, un display da 5,2 pollici Quad HD. Abbiamo qui sulla parte laterale i tasti per la accensione, per il volume e per l'avvio della fotocamera, una fotocamera posteriore da 20 megapixel con ottica Zeiss e un flash triple LED che ci permette di avere delle immagini con un colore naturale anche in condizioni di scarsissima luminosità. Quanto alla fotocamera frontale, abbiamo una fotocamera frontale da 5 megapixel con grandangolo. Il processore utilizzato è un processore della famiglia Qualcomm Snapdragon da 6 core e 1,8 GHz. Abbiamo un modem 4G che supporta le nuove tecnologie e le nuove reti che gli operatori ci offrono, con una velocità massima di trasferimento teorica in download di 300 megabit per secondo, e quindi un prodotto davvero performante anche quando si naviga. Avrete sicuramente potuto notare che mentre accendevamo qui il display vedete questo piccolo LED rosso di lato e il fatto che il telefono mi sta ricercando. Questo perché su questi prodotti di fascia alta abbiamo introdotto Windows Hello, che è un metodo di autenticazione biometrica che ci permette di riconoscere e sbloccare il telefono senza necessariamente inserire il PIN. In questo prodotto abbiamo introdotto il riconoscimento dell'iride, quindi semplicemente guardando il telefono abbiamo la possibilità di sbloccarlo. Ovviamente adesso ho effettuato troppi tentativi a vuoto e quindi non ho la possibilità di utilizzarlo fino al prossimo blocco del telefono. Dicevamo, il prodotto ha Windows 10, quindi l'ultima versione del sistema operativo, un sistema operativo eccezionale, cross piattaforma, cioè lo stesso sistema operativo che funziona sullo smartphone, sul Surface, sul PC di casa e su, insomma, anche su Xbox e sulle altre, sugli altri device che abbiamo lanciato in questo periodo. Ovviamente come potete notare dalla schermata principale, abbiamo le live tile che è possibile personalizzare come si vuole. In queste live tile abbiamo le applicazioni, le universal app che ci permettono di avere un'esperienza utente di interfaccia molto simile a quella che abbiamo nell'uso del personal computer. Dicevamo, Windows 10 integrato, questo è il primo prodotto di fascia alta della famiglia Microsoft Lumia che ci permette di introdurre sul mercato questo nuovo sistema operativo. Insieme al lancio, come dicevamo all'inizio di questo video, del Lumia 950, abbiamo introdotto anche il Lumia 950 XL. Ovviamente la prima caratteristica che lo differenzia dal precedente è la dimensione dello schermo. In questo caso abbiamo un display da 5,7 pollici, anche questo è un Quad HD, quindi una ottima risoluzione. Abbiamo poi all'interno utilizzato un processore Snapdragon da ben 8 core e con una velocità per i core che si spinge fino a 2 GHz, proprio perché vogliamo portare la potenza di Windows 10 nel palmo della vostra mano. E per non farvi scottare abbiamo introdotto anche la tecnologia Liquid Cooling direttamente dal team Surface. Sui nostri Lumia siamo riusciti ad introdurre una tecnologia che ci permette di raffreddare molto più velocemente il processore con una pipe che contiene un liquido
che permette appunto di raffreddare il processore e di disperdere il calore sulle lamine di grafite che abbiamo inserito all'interno del prodotto. Quindi un prodotto che potete utilizzare al massimo delle potenzialità e insomma anche a lungo durante la giornata. Abbiamo infatti una batteria da ben 3340 mAh che ci permette di essere molto produttivi. Entrambi i prodotti hanno un connettore sia per il trasferimento dati che per la ricarica, che è una novità, è USB Type-C, che appunto ci permette di trasferire molto velocemente i dati. Abbiamo una velocità di trasferimento di 5 gigabit per secondo e allo stesso tempo di ricaricare molto velocemente i nostri prodotti. In meno di 30 minuti riusciamo a ricaricare più del 50% della batteria di questi nuovi prodotti. Quindi ottime caratteristiche hardware, ottime diciamo linee in termini di design molto professionale. Anche in questo caso i dispositivi hanno una cover in policarbonato che è possibile cambiare a piacimento. Le colorazioni disponibili sono quella del bianco e del nero e nella parte posteriore abbiamo anche qui uno slot per la nano SIM e per la micro SD, quindi è possibile espandere la memoria di 32 giga di questo prodotto con una micro SD che arriva fino a 200 giga, quindi non avremo sicuramente problemi di spazio, anche perché potremo utilizzare le nostre tecnologie Microsoft che ci permettono appunto di avere tutti i nostri file all'interno di OneDrive e del cloud. Sia il Lumia 950 che il Lumia 950 XL saranno disponibili a partire dal 28 di novembre anche in Italia ad un prezzo di 699 euro per il Lumia 950 XL e di 599 euro per il Lumia 950. In aggiunta, per chi effettua il preordine, per chi acquista il 950 XL, abbiamo in Italia la promozione di fornire il Lumia 950 XL insieme al Microsoft Display Dock, che ci permette di utilizzare questi prodotti come se fossero dei veri e propri PC con Windows 10 ed il Continuum. Vi parlavo della Display Dock, questa è la Microsoft Display Dock che ci permette di collegare il nostro smartphone, il Lumia 950 e il Lumia 950 XL, attraverso un connettore che è un USB Type-C, permette di collegare appunto il telefono a un monitor, una tastiera, un mouse o un hard disk esterni attraverso le porte che troviamo qui sul retro. Abbiamo tre porte USB, abbiamo il connettore Type-C per alimentare il display dock, abbiamo una porta HDMI e una porta display dock. Qui abbiamo un setup già preparato all'interno del quale abbiamo collegato un Lumia 950 al display dock che appunto ha il connettore HDMI e il prodotto è collegato a questo monitor. Abbiamo poi per semplicità qui anche una Microsoft Foldable Keyboard che è collegata in Bluetooth direttamente allo smartphone e un mouse. E quindi semplicemente collegando il prodotto al DisplayPort abbiamo qui sullo schermo, come potete notare, un'interfaccia che è molto simile a quella di un PC, a quella di un Surface sul quale facciamo girare Windows 10. E potete notare che qui si tratta dello smartphone che abbiamo qui, perché cliccando sul tasto Start posso notare la schermata principale che avevo personalizzato sul mio smartphone. Ora vi faccio vedere come è possibile utilizzare le Universal App che abbiamo scritto per Windows 10 anche per gli smartphone. Qui molto semplicemente abbiamo aperto l'applicazione della posta elettronica e come potete notare abbiamo la possibilità di utilizzare questa applicazione come se fosse l'applicazione che abbiamo sul PC, quindi rispondere ad una mail che abbiamo ricevuto utilizzando la tastiera che è collegata
in Bluetooth al telefono, abbiamo la possibilità di modificare, di avere quelle funzionalità che sono tipiche di un'esperienza PC anche sullo smartphone. Vi ricordo che noi stiamo utilizzando questa applicazione che gira sul telefono, e vi faccio notare che mentre facciamo delle operazioni sul display, in realtà è possibile utilizzare il telefono come se fosse un telefono, e quindi effettuare chiamate piuttosto che mandare invece mandare messaggi, e allo stesso tempo continuare ad utilizzare le funzionalità in versione continuum. Qui abbiamo anche il task switcher, quindi che ci permette di aprire o di passare da un'applicazione a un'altra se ne abbiamo aperte diverse. Per esempio, se utilizziamo il PowerPoint, come avete potuto notare, il PowerPoint quando lo apro si adatta alle dimensioni del nuovo schermo, e quindi quando creiamo una nuova presentazione possiamo notare che abbiamo tutte le funzionalità tipiche di una produttività che è tipica appunto di quella del PC. Vi volevo far notare la possibilità di switchare da un'applicazione ad un'altra, di chiudere una piuttosto che un'altra. Qui abbiamo il centro notifiche che ci informa degli ultimi messaggi piuttosto che delle impostazioni che abbiamo all'interno del telefono. E ripeto, questa esperienza è un'esperienza che potete ottenere utilizzando il Lumia 950 e il Lumia 950 XL, e si tratta di un'esperienza completamente indipendente. Quindi abbiamo le mie applicazioni che posso utilizzare in questa modalità desktop, e allo stesso tempo utilizzare le funzionalità e le capacità del telefono come se fosse uno smartphone normale, insomma, e non collegato ad un monitor esterno. Quindi non si tratta di un mirroring, ma di un'esperienza che è quella di Continuum Perform, che è disponibile su questi prodotti grazie alla potenza di Windows 10.